Ammazza, Wanvidia, oh che serie B quest'anno, è mortacci, allora amici di YouTube, benvenuti o bentornati qua sul canale di Burki Burki, pronostici giornata 10 di questa bellissima e affascinante serie B. Prima di partire con il video, tantissimi like, bombardatelo di like, iscrivetevi tutti al canale di vitale importanza, iscrivetevi tutti al canale di Burchiano, lo youtuber mare in mano, quindi iscrivetevi tutti, condividetelo con tutti i vostri amici, primo link qua sotto in descrizione, il sito dove potete prendere fino a 122 euro di bonus per le vostre schedine, per le vostre scommesse sportive. Giocate sempre per hobby, però andate a pigliare il bonus e registratevi tramite il link che trovate qua sotto, ragazzi. Eccolo qui, lo vedete qui sotto, dovete soltanto cliccarlo facilmente, comodamente. Detto questo, ci sono delle partite veramente molto molto importanti, degli snodi interessantissimi su tutte le partite di cartello. Chiaramente è quella di Terni tra Ternana e Genoa. C'è comunque poi la regina chiamata a tornare a fare punti, una partita interessante tra Brescia e Venezia, il nostro Benevento che va in trasferta sul campo, ragazzi, del Como, sarà una partita veramente cruciale, il Pisa che ospita il Modena e poi le altre partite di giornata, andiamo a pronosticarle tutte, ragazzi, di questa 10ª giornata. Allora, vi dico subito che Brescia-Venezia e Como-Benevento le facciamo in singola e ve lo dico alla fine. Per quanto riguarda la nostra multipla, allora partiamo da Sud Tirol Parma, ragazzi. E cosa c'è da dire su questa partita? Qui per me farà la differenza la qualità tra le due squadre, ovvero il Parma lo vedo favorito. Perché? Perché comunque per uomini, per gioco, per veramente qualità tecnica può andare a prendere altri punti. Secondo me la squadra di Pecchia e potrebbe arrivare la prima sconfitta stagionale di Bisoli sulla panchina del Sud Tirol. Però attenzione perché poi sappiamo quanto comunque Bisoli è un allenatore preparato. Quindi vedo un Parma che continuerà la propria striscia di risultati positivi, però mi vado comunque a tutelare, metto X2 sperando di essere comunque una soluzione giusta per questa partita, vedendo favorito il Parma. Regina Perugia, una regina reduce dalla sconfitta di Parma, ospita il Granillo, comunque un Perugia fanalino di coda in grandissima difficoltà, che ha cambiato allenatore, Baldini si è dimesso, hanno allontanato il DS, c'è il ritorno di Castori. Per me tra queste due formazioni c'è un divario abbastanza importante, in più chiaramente anche dal punto di vista mentale è una situazione ben diversa, per me inciderà molto il fattore casa e la potenzialità e la qualità è per me, raga, troppo distante, dico 1x comunque, magari il Perugia riesce a fare l'impresa, porta a casa un punto, però la vedo difficile comunque. Frosinone-Bari, prevedo veramente un bellissimo match allo stirpe, scoppiettante, due squadre che sono veramente belle da vedere, se sono in giornata fanno un calcio spettacolare, sanno entrambe trovare la via del gol, quindi io dico Frosinone-Bari, over 2,5, spero che ci regalino tante emozioni le due compagini, spalco senza. Sarà decisiva la voglia di fare punti di entrambe in questa partita, la prima di De Rossi tra le mura amiche, con un Cosenza però voglioso di tornare alla vittoria. Per me potrebbero anche dividersi la posta in palio con un X, ma dico under 4,5, non credo che ci saranno più di 4 gol tra queste due squadre. Ternana-Genoa, partita a dir poco spettacolare. Le Fere sono reduci da 5 vittorie consecutive ed hanno ottenuto un primo posto più che meritato per il percorso che hanno fatto. Allo Stadio Liberati arriva comunque un Genova, per me il cui massimo potenziale ancora è inespresso. Io voglio vedere questa partita, veramente la seguirò con tanto entusiasmo, con tanta dedizione, perché mi garba proprio seguire questa partita che la reputo di cartello di questa 10ª giornata di Serie B. La Ternana ha segnato in tutte le partite stagionali, dimostrando di essere una squadra il cui credo calcistico è sicuramente un credo calcistico offensivo trasmesso dal suo allenatore. E ci stanno facendo veramente divertire i rossoverdi, ragazzi, c'è poco da dire, veramente bellissimo calcio, mi divertono molto. Ma il Genoa at, perché se no poi qualcuno si offende, il Genoa ha tantissime soluzioni offensive e per me non ancora espresse pienamente. Inoltre l'assenza pesante di Bani dietro potrebbe comunque sicuramente influire per un discorso o di gol da parte della Ternana, però vedo comunque, ecco, una partita equilibrata, per me potrebbe veramente finire
con diversi gol da una parte e dall'altra, perché no, anche 1-1, quindi dico segno, gol, Ternana-Genoa, gol. Per quanto riguarda il Pisa, ragazzi, che ospita il Modena, il Pisa è reduce da 4 risultati utili consecutivi, mentre il Modena è reduce da 3 vittorie consecutive. E quindi questo è sicuramente un fattore importante, due squadre che sono in crescita. L'ultima vittoria del Modena è stata a Valanga in casa contro il Como, invece, mentre il Pisa l'ultima l'ha pareggiata a Palermo per 3-3. D'Angelo e Tesserra, ragazzi, perdono, sono sicuramente due allenatori preparati che studieranno la partita nei minimi dettagli, però per me ancora una volta il fattore casa potrebbe fare la differenza. Inoltre il Modena comunque fuori casa è una squadra che ha vinto soltanto una delle quattro partite disputate, e io penso che se il Pisa deve venire fuori da questa situazione deve continuare assolutamente a fare punti, e deve assolutamente mettere altro fieno in cascina, come si suol dire. E comunque il Modena sì, vorrà portare a casa sicuramente la vittoria, però vedo comunque il Pisa per un discorso casa favorito, quindi Pisa Modena dico 1x. Palermo Cittadella, un Palermo che ha dato segnali comunque positivi contro il Pisa, ospita un Cittadella le cui ambizioni per me quest'anno saranno più o meno quelle che sta dimostrando ora in questa stagione, ovvero la classifica sarà più o meno quella per tutto l'anno. Cosa si può dire? Comunque sono due squadre che non vincono da quattro partite, ma per me gli uomini di Corini, per rosa e per gioco, possono fare meglio in questa partita. Quindi dico 1x Palermo Cittadella. Ascoli-Cagliari è una partita difficile da pronosticare, due squadre che vanno a momenti e io ancora devo ben capire, ben interpretare queste due compagini. Gli uomini di Bucchi vorranno sicuramente dare continuità alla grande vittoria di Bari, ma il Cagliari vorrà comunque anche lui dare continuità alla vittoria sull'ultima partita. Il Cagliari ha vinto sul Brescia, quindi io penso che si giocheranno tutte e due le proprie chance allo stadio del Duca. Vedo una partita da tripla, ma prevedo che usciranno almeno un paio di gol. La voglio leggere così, quindi vi dico over 1,5. Per quanto riguarda le due singole di giornata, ragazzi, Brescia-Venezia, gli uomini di Cloté, dopo un grandissimo inizio, sono in leggero calo, un punto nelle ultime tre partite contro un Venezia il cui andamento fuori casa è sicuramente migliore che quello delle mura amiche dello stadio, penso, perché poi comunque il Venezia ha ottenuto, ragazzi, soltanto mi sembra un punto in casa e tutti i restanti punti fuori casa, quindi su questo va tenuto in considerazione. Però è veramente una situazione di classifica del Venezia difficile, in piena zona playout. Vedo comunque una partita che per me però possono segnare, penso, tutte e due le squadre. Però potrebbe essere un po' una gara a trabocchetto, quindi vi dico, da giocarla in singola, segno gol. Ora veniamo al nostro Benevento, Como Benevento. Allora, può essere la partita della svolta per entrambe. Due squadre costruite da un calciomercato con nomi comunque altisonanti, con nomi importanti, non riescono a trovare la retta via. Entrambe hanno cambiato allenatore. Il Como ha ottenuto complessivamente finora 6 punti, facendo registrare la peggior difesa del campionato. Il Benevento è in netta difficoltà atletica, non vince da 5 partite. Sarà una gara dove comunque la voglia di portare a casa punti sarà tanta da parte di tutte e due le squadre, ma alla fine potrebbero anche accontentarsi di un punto tutte e due. Quindi vi dico di giocare con uno stake molto basso, il segno X per Como Benevento. Spero che vinca il Benevento, ma è complicato questo pronostico di questa partita, vi dico la verità. Detto questo, fatemi sapere la vostra qua sotto, cosa ne pensate con i vostri pronostici. Vi aspetta nel primo link un bonus fino a 122 euro. Cosa aspettate? Andatelo a prendere cliccando nel link qua sotto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Tantissimi like, iscrivetevi al canale. Come dico sempre, ciao a tutti. Buona bolletta per tutti quanti. Giocate sempre per divertimento.